Dal Vangelo secondo Luca. Chi di voi, se ha un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli dirà, quando rientra dal campo, vieni subito e mettiti a tavola. Non gli dirà piuttosto, prepara da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu. Avrà forse gratitudine verso quel servo perché ha eseguito gli ordini ricevuti. Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite, siamo servi inutili, abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Sei inutile. Penso che nessuno vorrebbe sentirsi dire questa frase, da chiunque, da nessuno, perché di fatto il pensare di essere totalmente inutili nella nostra vita ci fa pensare che forse la mia vita sia in più, la mia vita non sia degna di essere vissuta. Eppure qua dentro la parola oggi è tagliente e va dritta dentro all'interno delle motivazioni che ci portano avanti. E non parla solamente di un servizio, non parla di quello che magari posso fare in parrocchia o in qualunque tipo di servizio che faccio nella vita, ma proprio all'interno della mia vita. Cosa che sta tenendo in piedi la mia vita? È una gratificazione, è il fatto di pensare che qualcuno mi possa dire grazie, quanto bravo che sei, quanto importante, quanto sei in gamba, oppure c'è qualcos'altro. Di fatto qua fa emergere, fa venire allo scoperto qualche atteggiamento, anche con tanta durezza. Quante volte io nella vita magari vado avanti anche per qualche incontro, qualcosa, per un piccolo grande grazie che qualcuno mi dona, che qualcuno che magari mi dice nel momento in cui il mio figlio è bravo a scuola, allora sono a posto, allora vuol dire che sono un bravo genitore. Oppure nel momento in cui il mio titolare mi dice che sono in gamba, nel momento in cui sei bravo solamente tu, no? Senza di te non si può fare. Tutta una serie di affermazioni che ce le siamo detti in un modo o nell'altro e ce le diciamo tutti quanti. Però dietro questa parola va dentro nelle origini, mi fa dire, ma dietro quello che sto andando avanti nella mia vita, nel mio lavoro, chi è che me lo sta facendo fare? È il pensare che ogni giorno ci possa essere qualcuno che come una piccola caramella ti dà una piccola gratificazione, oppure c'è qualcosa di più. Di fatto dietro questa parola siamo servi inutili, di fatto è questo essere servi senza un utile, senza una paga. Perché senza una paga? Perché di fatto può far vedere che dietro ci sono altre gratificazioni, altri ritorni che ti possono dare. Qua sta parlando del minimo della vita, sta parlando di un servo, di una persona che il suo lavoro andare ad arare, pascolare il gregge, di fatto fare il suo lavoro. E allora fa vedere questo stile di vita, che è lo stile di vita di Gesù. Qual è nel momento in cui lui si mette in gioco, che cosa fa? Serve. E amando serve per tutta la vita. Allora questo aiuta anche a far emergere le motivazioni grandi che mi portano avanti nel cuore. Cos'è? Perché cos'è che sto vivendo? Perché cos'è che sto andando avanti? È perché qualcuno mi possa dire bravo giorno dopo giorno? Oppure c'è una relazione che riconosco? Oppure c'è la presenza di un padre che mi ha messo qui, su questa terra, e mi permette di andare avanti un passo alla volta, di riconoscere che all'interno della mia vita c'è quella pienezza che va oltre una gratitudine, che va oltre tutto quello che sto attraversando. Ed è bello poter riconoscere anche siamo servi inutili. E questo ti permette di sperimentare un'esperienza semplice ma liberante, ovvero la libertà. Di essere liberi anche dalle gratificazioni, di poter chiedere questa libertà, di poter andare al cuore, di permettergli anche di fare tanta pulizia, tanta purificazione da quello che mi sta attraversando, che mi sta portando dentro, in cui anche posso dire io non sono colui che va avanti per piccoli o grandi compensi, ma per una relazione che continua a procedere, che è con il Padre e continua a mettermi in cammino.